Adesso si parte. Mele sulla destra per Gama, sale subito altissimo il pressing da Fiorentina con Parisi che recupera il pallone. Attenzione a Mauro, Gama torna su Ilaria Mauro. Pannone lungo nel frattempo di Parisi per Mauro che brucia Salvai. Attenzione Mauro, entra in area, la conclusione, Marchitelli il miracolo. Suggerimento ancora per Fuselli, parte il traversone, è un po' arretrato, Guagni non ci arriva. Attenzione a Bonansea, da quella parte c'è una lotta incredibile. La respinta di Jorstrom che leva il pallone dalla testa di Sabatino, poi il cross dall'altra parte ancora di Fuselli, il pallone rimbalza per Mele che ha un gran tiro ma stavolta non riesce. Appoggia per Tarenzi, arriva il traversone Sabatino. Attenzione a Mauro che recupera metri a Dadda, pallone corto, attenzione a Mauro che arriva sul pallone insieme a Marchitelli. È della Fiorentina, già battuta, colpo di testa di Salvai, attenzione a Parisi che ha un gran tiro, lo prova con il destro. In due tempi Marchitelli. Bonetti mette giù un gran pallone. Poi la corsa di Guagni, inseguita da Bonansea, il rimpallo, Guagni salva il pallone, Parisi! Il vantaggio della Fiorentina al minuto 34, ancora Alice Parisi. Un episodio sblocca una partita che fino a questo momento non aveva presentato sostanzialmente grandi occasioni se non nei primi 5 minuti. Ecco, vediamo il replay. C'è il tocco di mano, però probabilmente il pallone sbatte prima sul corpo di Guagni. In questi casi il fallo non è, cioè, non è un tocco di mano volontario. Viene chiesta la distanza. Parte il traversone, il pareggio di Gama. Botta in risposta al club azzurri, prima Parisi poi Gama, 1-1. Intervenuta Gama sul traversone di Cernoia, non ha lasciato scampo a Orstrom. Rivediamo il cross, indisturbata Gama, qui è saltata una marcatura forse proprio di Parisi che si è lasciata scappare l'avversaria. Allora Gama con il destro ha appoggiato in porta il gol del pareggio, ma Mele esce vincitrice dal contrasto. Attenzione a Girelli che controlla il dribbling, Girelli col sinistro, pallone al lato, lascia correre l'arbitro, poi Tarenzi appoggia ancora per Bonansea che è a campo ma decide di allargare per Girelli. Il traversone di Girelli verso Sabatino, rimane in mezzo Guagni con Tarenzi, va giù Tarenzi, ci ha pensato l'arbitro ma poi lascia correre. Rivediamo Tarenzi, non sembra esserci il tocco, poi ha tenuto allargata la gamba Tarenzi, no assolutamente no, e l'arbitro decide che può bastare così. Finisce 1-1 il primo tempo di Brescia Fiorentina, è tutto pronto e si parte. Parte Cernoia dalla bandierina, sul secondo palo ha lasciato Bonansea, attenzione il pallone, il tiro, il miracolo di Orstrom, il miracolo di Orstrom sulla conclusione di Mele. Inquadratura per Stefani Orstrom perché ha compiuto un intervento che ha del miracoloso. Rivediamo, Linari mette fuori il pallone che rimbalza, arriva a Mele ed è una parata con l'ausilio del palo davvero straordinaria. Lancio lungo su Sabatino, attenzione a Sabatino che segue questo pallone, Sabatino al pallonetto, pallone fuori. Cernoia, poi ancora Bonansea, non arriva il traversone, arriva in questo momento l'intervento di Tarenzi e poi Orstrom smanaccia il pallone. Arriva il cross sul primo palo, la traversa. Rivediamo con la schiena probabilmente Salvai. Avrebbe preferito un cross alto. Questo è Stefani Orstrom che ha compiuto un intervento straordinario. Arriva il traversone di Cernoia, ancora Gama, la respinta di Bartoli. L'arbitro probabilmente aveva lasciato correre per il vantaggio. Gama trova in profondità Bonansea che arriva sul pallone, arriva il traversone, Tortelli, il pallone rimane lì, Guagni poi. Attenzione a Linari, è un tiro in porta, traversa e poi Bonetti. Bonetti 2-1 per la Fiorentina. La Fiorentina torna avanti al minuto 39 della ripresa. Rivediamo qui Linari che ha trovato una traiettoria incredibile da lontanissimo. Marchitelli qui non può far nulla. Salvai si scansa per
non colpire il pallone, ma lo sporca quel tanto che basta per dare la possibilità a Bonetti di mettere il pallone in porta con il destro. Vediamo qui dalla soggettiva di Marchitelli. Linari va al lancio in profondità per Carissimi, attenzione a Mauro che tocca per Bonetti. Bonetti, il dribbling, attenzione, Bonetti va col destro, la parata di Marchitelli. Finisce la partita, la Fiorentina espugna il club azzurro di Monpiano per 2-1 e va più 6 in classifica. La grande squadra, una squadra che fa vincere e a ribaltarsi a questa situazione. Noi siamo stati bravissimi a reggere anche l'urto, perché è stata una partita molto bella, secondo me, molto attenta tatticamente. Noi abbiamo sbagliato un po' a livello tecnico, potevamo gestire un po' meglio certi palloni, poi dopo poi, quando poi ci siamo messi a 5 dietro, siamo riusciti a impedirgli queste ripartenze, ci davano un po' fastidio e siamo stati molto bravi. Un risultato bello, importantissimo per noi. Diciamo che oggi la partita è stata uno sport di calcio femminile, perché più 1.200-1.500 persone, penso anche che le squadre in campo si sono affrontate nel giusto modo, facendo vedere anche un buon spettacolo, insomma, per il movimento. Per quanto riguarda la partita invece, sicuramente dispiace aver perso una grande possibilità di riaprire il campionato in maniera più chiara, ma di sicuro il campionato non è finito, e anzi, diciamo, qual è la mentalità da insegnare alle ragazze per cercare di fare il massimo nelle prossime partite e riaprire appunto il campionato? Beh, è chiaro che parlare di riaprire il campionato adesso è difficile, 6 punti, loro hanno comunque un calendario a favore, è chiaro che noi dobbiamo giocarci tutte le partite al meglio per vincerle tutte, e dispiace perché il primo tempo credo sia stato un primo tempo equilibrato, forse nel finale del primo tempo qualcosa meglio noi, abbiamo iniziato meglio, e poi è chiaro che l'episodio della punizione a 10 minuti dalla fine ci ha tagliato un po' le gambe.